No. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Da quanto tempo che non filmo, ma insomma, le motivazioni ce le siamo già dette nello scorso video, non è cambiato granché. Però speriamo come sempre di tornare alla nostra regolarità. Mi vedete struccata perché ci prepariamo assieme, ho proprio voglia di passare un po' di tempo con voi parlando di make-up luxury. Ne avevo già filmato uno di video di questo tipo, magari ve lo lascio alla fine di questo, se ve lo siete persi. Insomma, proveremo un po' di prodotti molto costosi e vedremo se, secondo me, poi è sempre tutto soggettivo, vale la pena acquistare oppure no. Alcuni prodotti li conosco per lo più, diciamo che la maggior parte di questi prodotti li conosco da tanto tempo, alcuni sono invece novità che proveremo assieme per la prima volta. Cos'altro vi devo dire? Niente, partiamo dal primer che ho appena sporcato tutto, benissimo. Comunque sia, questo è il povero primer, mamma mia, ho fatto un disastro ragazzi, poi vi racconto. È il povero primer di Becca e si tratta del Backlight Priming Filter. Chi mi segue da, spero di non fare pasticci ulteriori, chi mi segue da tanto l'ha già visto molte volte sul mio canale, anche nei preferiti dell'anno. Io non sono solita a usare il primer, diciamo così, per tutti i giorni, ma è un qualcosa che uso ogni tanto, quando magari voglio quel boost di idratazione in più, di luminosità in più, insomma, quando ne sento la necessità e magari per occasioni speciali, diciamo così. Questo è un primer che ho sempre apprezzato tanto perché, come vedete, si stende come una crema di trattamento, è molto piacevole, non è troppo siliconico, scorre bene, è proprio una coccola e, come vedete, è luminoso ma non ha glitter e pagliuzze. È un primer che potrei utilizzare anche con la bronzatura così, senza sentire per forza l'esigenza di applicare sopra un fondotinta. Perché ripeto, è luminoso ma non eccessivamente, lascia la pelle bella liscia, bella morbida, una sensazione molto bella. Se lo trovate ancora, perché sapete che purtroppo Becca sta chiudendo, quindi quello che si trova ancora bene, poi non verrà ristoccata, quindi se lo trovate ancora, magari con un 20% da Sephora, io ve lo consiglio se state cercando un buon primer luminoso. Io l'ho sempre preferito ad altri perché io ho una pelle mista e questo, nonostante sia luminoso, non mi fa lucidare. Passiamo ora al fondotinta. Come fondotinta oggi ho scelto il mio amatissimo Forever di Dior nella colorazione 1,5 neutral. Lo shakerò bene e lo vado ad applicare assieme a voi. Questo per me è un grande classico, quando voglio andare sul sicuro, sentirmi a mio agio, mettere qualcosa che so che non mi deluderà, che mi piace, vado a ripescare lui. La colorazione 1,5N per me è perfetta. Non mi sento di dirvi merita o non merita un fondotinta, l'avevamo già detto nel video scorso, perché è qualcosa di, vado col pennello 11 di Puro Bio, di estremamente soggettivo. Ognuno di noi ha una pelle diversa, con esigenze diverse, va da sé che il fondo che su di me performa alla grande, magari su di te no. Quindi io ve lo mostro in azione, vi faccio vedere come si sfuma in un battibaleno, ha una coprenza media, fa una pelle proprio effetto filtro Instagram, dura tutta la giornata. Nonostante questo non risulta pesante sulla pelle, non è pastoso, guardate, per me sulla mia pelle questo fondotinta rasenta alla perfezione, però ricordo, io ho una pelle mista, secondo me questo fondotinta per pelli normali, misto, grasse, è da provare. So che ne hanno fatto, ne esiste una variante glow per pelli più mature e secche, però io non l'ho provata, quindi non vi so dire, magari se avete quella tipologia di pelle potete indirizzarvi su quello. Comunque sia, periodicamente mi sono ripromessa di farvi un video su tutti i fondotinta che mi sento di suggerire per la stagione
e cerco di mostrarvene più tipologie in azione in modo che possiate farvi un po' una panoramica e individuare quello che potrebbe fare al caso vostro. Io questo lo adoro e per me vale la pena. Secondo me il fondotinta, al di là del tipo di fondotinta, è sempre quella categoria di prodotto sulla quale vale la pena investire qualche soldo in più. Cioè, se trovate quello che fa per voi, che vi fa innamorare, che vi fa una bella pelle, che vi fa sentire a vostro agio tutta la giornata, anche se costa un pochino di più, compratelo. Comunque sta sulla vostra pelle tutti i giorni, tutto il giorno. Magari è meglio risparmiare su altro. Come correttore, oggi voglio rimostrarvi in azione un correttore che questo veramente, io mi sento di consigliarlo a tutte, giovani, meno giovani, pelle secca o meno, è il fondotinta di Clinique, è l'Even Better, e l'unica pecca di Clinique, ce lo siamo già dette, sono le colorazioni. Ma se avete modo di andarlo a provare, se trovate la colorazione che ben si adatta alle vostre occhiaie, non lasciatevelo scappare, perché ha una texture morbida, bella sfumabile, non segna, non secca, non va in giro, coprenza media, copre quello che deve coprire. Veramente questo correttore costicchia, ma lo ricomprerei altre mille volte. L'unica cosa che io l'ho comprato alla Cica online e ho preso la colorazione WN04 Bone. Se tornassi indietro ne prenderei forse un'altra, perché questa è un po' calda, il che va benissimo perché contrasta bene le mie occhiaie, però in pieno inverno era un po' scura per me. Adesso, ora, voi mi vedrete fantasminica e la sono, però a furia di fare delle passeggiate dietro casa in collina con Dani, seppur io metta sempre la protezione solare, secondo me un ciccinin di colore l'ho preso. Tra l'altro adesso siamo tornati, lo sapete, a scuola in presenza, grazie al cielo, e quindi facciamo l'intervallo in cortile anche per lasciare le finestre dell'aula aperte in modo che circoli un pochino l'aria, ci sia un po' un ricambio d'aria, e quindi insomma sono al sole in cortile, il sole inizia a picchiare, iniziano le belle giornate, e quindi secondo me, ripeto, nonostante la protezione solare, un po' di colore io lo sto prendendo. Vedete che anche questo si sfuma bene, io l'ho applicato con il pennello di Zoeva e vi dico la verità, non sento, mi sono portata un correttore più chiaro per eventualmente correggerlo, ma non ne sento la necessità. Ora vado ad applicare, questo vale la pena, secondo me vale la pena di essere provato questo correttore. Vado a fissarlo con un po' di cipria, che è la solita di Pat, che secondo me fa un po' di flashback, si dice così, in videocamera, quindi boh, spero di no. Non è una cattiva cipria, però posso dirvi che io mi trovavo benissimo anche con la Brighten Up di Essence, che costa boh un ventesimo di questa, quindi vale la pena? Per me no, è una buona cipria, io l'ho presa in un kit, praticamente mi è uscita gratis, perché il kit sul sito di Pat costava già molto meno che da Sephora, ma molto molto meno. Il kit di per sé era già conveniente, in più io ho applicato uno sconto, e quindi niente, me la sono portata a casa per una cifra ridicola, però se mi diceste: Marti, ma è così fantastica, cioè vale proprio la pena spenderci tutti quei soldi? Vi direi no. Poi ognuno naturalmente fa le sue valutazioni, però per me sì, è una buona cipria. Se la trovate in un kit dove vi esce praticamente gratis, prendetela. Come vedete, io sto usando lei tutti i giorni nel contorno occhi, tutti i giorni, anche per andare a lavoro. Ripeto, fa il suo, è molto sottile, non si percepisce, non trovo che sia niente di che. Ora, prima di applicare la cipria, visto che in viso andrò ad applicare dei prodotti in crema, rewind, non applico la cipria sul resto del viso perché andiamo ad applicare dei prodotti in crema. Pettino solo un po' le sopracciglia, che devo assolutamente andare a fare con questo mascarina interminabile di Anastasia, che vi dico già, è un buon mascara, colora, fissa bene,
le sopracciglia rimangono lì per tutta la giornata tranquillamente. Ripeto, le colora anche, quindi se come me avete già di base le sopracciglia, ma volete soltanto riempire qualche buchetto, dare un po' più di uniformità, io uso sempre solo lui tutti i giorni. Non uso altro, non uso gel, non uso matita, uso lui e basta. Vedete che in un secondo fa il suo. L'unica cosa è che ha uno scovolino piuttosto lungo, piuttosto importante. E adesso che si sta scaricando riesco a gestirla molto bene. All'inizio, quando era pregno di prodotto, no, mi sporcavo tanto, non era preciso, mi faceva un po' disperare. È per questo che, nonostante duri una vita, e io vi assicuro che lo sto usando tutti i giorni, quindi nonostante duri una vita, quindi il prezzo viene ammortizzato perché poi veramente per almeno un anno siete a posto, non ve lo consiglio, per me non vale la pena, perché c'è quello di Neve Cosmetics che costa anche qua forse la metà, scusate, ero fuori fuoco, e anche lui colora molto bene, tiene in piega le ciglia e però il plus, a parte il prezzo e il fatto che comunque è un'azienda nostrana più piccola, è che ha uno scovolino molto molto più piccino. In un video ve l'avevo anche messo a confronto, quindi mi permette di essere molto più precisa, più veloce, e io lo preferisco. Quindi una volta finito questo, io riacquisterò quello di Neve. Andiamo a provare Westman Atelier. Quando ve l'ho mostrato in un video, anche voi come me siete impazzite, da tantissimo che voglio provare questo brand, ma a prezzi proibitivi, veramente. Lo trovate su Cult Beauty, mi avete segnalato voi Nike Beauty, quindi diversi siti dove non c'è rischio dogana, dove possiamo fare i nostri acquisti in tranquillità. Il problema è che anche su questi siti, anche con i vari codici sconti, compleanno, eccetera, questo brand non viene mai scontato, mai. E ogni prodotto costa sui 50 euro, quindi capite bene che è una cifra importante. Non li avrei comprati a scatola chiusa, ma visto che li possiamo provare, perché no? Allora, parto con la terra, io non so però come applicarla, penso che andrò col dito e poi la sfumerò con... Come posso fare? Facciamo così, la prendo con un pennellino e poi la sfumiamo. Non so, ragazze. Allora, intanto questa vi dico la colorazione è Biscuit, che è la più chiara. Penso che per me possa andare più che bene. Vedete? È una terra piuttosto freddina, però non eccessivamente. Molto molto bella, molto molto naturale. Ora, io vi dico che dal vivo è come se io non avessi nulla sulla pelle, invece noto che dall'anteprima della videocamera un pochino si esagera, diciamo così, il colore sembra più percepibile di quello che poi alla fine non è in realtà. Vado a fare un lieve contour anche sul naso. Che meraviglia, ragazze! Cioè, di una sfumabilità pazzesca. E non la percepisco, nonostante sia così morbida, così sfumabile, come una crema grassa. Perché il problema è che alcuni prodotti in crema, secondo me, hanno una texture troppo oleosa, troppo grassa. Questo per niente, per nulla, molto molto bello. Mamma mia. Tra l'altro, mentre faccio questa operazione, ne vado a mettere un po' anche qua per fare effetto labbro più grande. Mentre faccio questa operazione, che con questo pennellino mi richiederà un po' di tempo, non so se avete notato che ho quest'occhio più gonfio e più piccolo rispetto all'altro. Sì, è così, perché non so se vi ricordate, tempo fa mi ero lesionata la retina da questa parte, da quest'occhio, che è guarito completamente. Mi aveva dato l'oculista una terapia da seguire, mi aveva dato dell'antibiotico sotto forma di gel da mettere nell'occhio e anche una specie di collirio sempre in gel con acido ialuronico.
da mettere addirittura 3-4 volte al giorno. E quando ero andata a farmi visitare per quest'occhio qua, perché appunto eravamo sul divano con Dani, lui si è girato e io anche, ci siamo girati contemporaneamente, lui aveva gli occhiali, io no. E niente, con l'angolo della sua montatura degli occhiali mi è entrato nell'occhio. Ragazzi, non lo auguro al mio peggior nemico, un dolore così. Ci siamo spaventati, non volevo andare al pronto soccorso, avevo del collirio in casa, ho messo un po' di ghiaccio, insomma, mi sembrava che la situazione fosse risolta. Il problema è che più passavano i giorni, più l'occhio in realtà stava bene, io mi truccavo, non avevo nulla. Ma al mattino appena mi alzavo avevo un dolore incredibile, bruciore, lacrime calde, e sinché dopo diverso tempo una mattina mi alzo, non aprivo proprio più l'occhio, mi sono spaventata tantissimo e fortunatamente l'oculista mi ha visitata quel giorno stesso e appunto mi ha detto che ero stata veramente sciocca perché mi ero lesionata la cornea. Avevo trascurato la cosa, quindi cosa succedeva? Io di giorno stavo bene, di notte andavo a dormire, l'occhio nella notte si seccava e al mattino quando l'aprivo faceva effetto ventoso e si riapriva la ferita e così giorno dopo giorno. In realtà, correggendo le verifiche, mi ero infilata un foglio anche in quest'occhio qua e io gliel'avevo detto, ma mi aveva detto che sì, forse qualcosina c'era, ma era trascurabile, era l'altro occhio che lo preoccupava. Quindi io ho curato questo, ragazzi, facendovela in breve, col tempo ha iniziato a farmi molto male anche l'altro occhio, sinché ho riacquistato il colirio che mi aveva prescritto lui, ho riacquistato l'antibiotico e sto curando anche quest'occhio qua. Mi trucco perché mi ha detto che lo posso fare se non mi dà fastidio, ma io non ho dolore né niente, l'unica cosa naturalmente è che poi mi devo struccare bene alla sera per evitare problematiche varie. Allora, la terra mi è piaciuta tantissimo, il colore è il mio, molto bella. Adesso andiamo ad applicare l'illuminante che è Lit e lo vado ad applicare sempre con le dita. È un illuminante, vedete, molto chiaro, è quasi un... è stranissimo, ragazze. È quasi un olio, un gel trasparente, una consistenza diversissima dalla terra, è una consistenza molto più morbida. Secondo me è il classico prodotto che sarebbe perfetto senza il fondotinta sotto. Non so, mi dà questa sensazione proprio a pelle nuda, spalmato sulla pelle nuda. Secondo me deve essere meraviglioso. È molto discreto. Non so se lo vedete, la base. Non ha una base bianca, penso che possa adattarsi a diversi tipi di pelle perché è una base quasi trasparente. Spero che lo vediate. È come se facesse un effetto di pelle bagnata. Molto bello. Veramente molto bello anche lui. E non sta mangiando il fondotinta al di sotto per nulla. Ok, applicato anche di là. Ultimo step, non per importanza, il blush che è nella colorazione Petal ed è questo rosa, non è un rosa molto vivace, ma sembra molto bello, stessa consistenza dell'illuminante e anche in questo caso scelgo di applicarlo con le dita. Vado con poco prodotto, poi al massimo aggiungo. Mamma mia, ragazze! Che sfumabilità, è incredibile, incredibile. Si fonde proprio con la pelle, regalando un effetto. Se avete una bella pelle, usate solo questi prodotti su pelle nuda e basta. Perché sono, vado un po' vicina anche al naso perché mi piace un po' l'effetto pelle. Diciamo così assolata, si dice. Guardate che bella luminosità, mamma mia, bellissimo. Ma poi è proprio bello anche il colore, perché non è facile, no? A parte la texture, non è facile trovare quella punta di colore di blush che faccia proprio effetto tue guanciotte sane, tue guanciotte in salute. Stupendo, stupendo davvero.
E adesso vado a dare un tocco di cipria, però ragazzi, vi dico la verità, non voglio rovinare questa meraviglia di luce che regalano questi prodotti, quindi andrò a applicare la cipria, ma concentrandomi quasi esclusivamente sulla zona T, e vado ad applicare quella di By Terry in polvere libera, che mi sta piacendo tantissimo, tanto anche lei. Mi tengo più sull'esterno del viso e wow, che bello. Qua poi magari vado a riapplicare una goccia di illuminante sull'arco di Cupido perché ci sono passata sopra. Allora, questa cipria invece ve lo dico, visto che la conosco già da un po', non è un acquisto, l'ho preso penso dopo le feste di Natale, con i saldi delle festività natalizie, mi sembra, e vale la pena. È una cipria impalpabile, sottilissima, leviga bene. Mi tiene a bada la lucidità, ma non segna. Penso che sia perfetto anche per pelli più mature. Bella, bella, bella. Cosa ne dite di questa base? Io sono innamorata. Vado ad aggiungere un pizzichino di qua, di blush, perché mi sembra che... Ma sto andando, vedete, proprio poco, poco, poco. Penso che ne avrò ancora per tantissime applicazioni, perché se si usa veramente poco prodotto, bello, bello, bello. Sugli occhi voglio usare una palette di cui vi ho parlato più volte, ma non penso di avervela mai mostrata in azione, ed è la Easy Eye Palette Darling di Charlotte Tilbury. È questa palettina qua, ne sono uscite due, questa è la nude, questa ha tre cialde shimmer, queste prime due, e una terza che è questa qua, e tre cialde invece opache, quindi vi permette assolutamente di fare un make-up completo, assolutamente. Dicevo, di fare un make up completo, potete scegliere voi se realizzare un look opaco oppure un look luminoso a seconda dell'occasione. Allora, parto subito con l'opaco più chiaro, che è questo, e lo vado ad applicare nella mia piega. Guardate che scrivenze, che pigmentazione. Ho appena appena appoggiato il pennello. Sono ombretti molto diversi da quelli che si trovano nei quad e personalmente, secondo me, non c'è paragone. Preferisco di gran lunga questi ombretti qua. Sono più burrosi, più scriventi, però rimangono super sfumabili, mentre quelli nei quad li trovo, non dico che non siano validi, ma sono un pochino più secchi. Mentre questi sono veramente facili da usare, belli, danno soddisfazione, ecco, e hanno la stessa qualità della palette lunga. Guardate che differenza con un ombretto. Io sono a favore dei look veloci, semplici, specialmente in questo periodo, e vi dico che anche un colorino così, solo questo colore, su tutto l'occhio, quindi sulla palpebra, nella piega, fa assolutamente la sua bella figura. Vi chiedo di non stare a guardare le mie sopracciglia, perché devo assolutamente andare a farmele rifare, ma sono una pigracciona e rimando. Adesso prendo un pennellino più piccino, questo è il 231 di Zoeva, prendo la colorazione più scura, un bel marrone cioccolato, e lo vado ad applicare qua nella parte più esterna, e poi lo sfumo anche leggermente, giusto per mischiarlo, diciamo così, con l'altro colore. Vedete che pigmentazione incredibile che hanno? No, questa palette è stupenda, non potete lasciarvela scappare, perché questa merita proprio tanto, ve lo dico col cuore. Sono uscite le nuove palette di Charlotte Tilbury, quelle tutto in uno, e io ne possiedo già due, una ve l'avevo tra l'altro mostrata anche in un video. Sono palette stupende, almeno le due che io possiedo io, di ottima, ottima, ottima qualità. Anche lì ombretti burrosi, super sfumabili, e sono delle palette che io anche in quel caso vi consiglio, perché avete la terra, avete la cipria, avete il blush, avete l'illuminante,
Quindi, per chi si trova a viaggiare molto, penso a studentesse, studenti fuori sede, penso a donne che per motivi lavorativi si spostano molto, donne che magari non vivono con il loro compagno, ma che a volte, ragazze, scusatemi, io parlo al femminile da donna, va da sé che in questo compagni, vale la stessa cosa se ci sono ragazzi che si truccano all'ascolto, non offendetevi, ecco. E niente, guardate in un secondo che look, mamma mia, questo occhio è veramente più piccolo dell'altro e stamattina sembrava un rospo, ragazze, gonfissimo. Poi ho messo un paciocchio un pochino fresco, ho messo il mio colliere e la borsa si è sgonfiata, ma proprio sotto l'occhio avevo una palla d'acqua. Adesso va molto meglio anche qua, però è più piccolino dell'altro. Sembro Polifemo, abbiate pazienza. E adesso vado a prendere il secondo, non quello proprio più chiaro, il secondo shimmer burro e lo vado ad applicare su tutta la palpebra. Wow, che bella ragazze questa palette, su tutta la palpebra mobile. Bene, vi dicevo che non lo so più cosa vi stavo raccontando perché il mio occhio mi ha distratta. Ah sì, parlavamo delle palette tutte in uno. E ecco, e dicevo, ad esempio, se non vivete col vostro compagno, però magari avete piacere di lasciare da lui qualche cosa, perché magari vi ci fermate spesso e avete già qualcosa con cui truccarvi, sono quelle cose perfette, perché vi lasciate quella lì e avete tutto. Potete fare sia la base, sia un make-up occhi, tutto quello che vi va. Ora prendo un pennello piccolino, questo è Zoeva sempre 237, e prendo il più chiaro in assoluto e ne vado a mettere un pochino qua all'angolo interno. Questa compratela, ragazze, ve lo dico proprio da amica col cuore, compratela, guardate qua che luce, incredibile. Vado un po' anche qua, ma non troppo perché, cioè, che bello, perché devo fare le sopracciglia. Ma si può essere così pigri? È veramente da, boh, saranno 2 settimane che dico sì, prendo appuntamento, faccio le sopracciglia e i baffetti. Sì. Diciamo che con i lavori in casa comunque è un periodo un po' frenetico, però non ho mascara costosi, particolarmente luxury, perché ho provato quello di Charlotte Tilbury, il Volume 2, che trovo molto molto valido, ma per me non vale la pena spendere tanti troppi soldi in un mascara. Ce ne sono di validissimi, super economici. Tra quelli più aperti, oggi volevo provare con voi il Vichys per farvelo vedere in azione, però ecco, questo non, per me non rientra nel make-up luxury. Parliamo di brand come By Terry, Dior, Chanel, Westman Atelier, assolutamente, insomma. Però ve lo mostro per tanto è sera, è tardo pomeriggio. Mi trucco perché andiamo dopo una vita, poi dopo mesi, a mangiare qualcosa fuori e andremo a mangiare come le galline, visto il coprifuoco. Però appunto mi sto già preparando, anche se è ancora pomeriggio, è già tardi, saranno le 5, perché prima dobbiamo fare una commissione. E dunque, allora no, io. Mi dispiace, c'ho questo mascara, dipende dalle volte. Vedete che mi attacca tutte le ciglia? Spero di essere a fuoco, purtroppo questo è quello che succede. E non lo tocco oltre perché, scusate, si era bloccata. Vi dicevo che secondo me se lo lavoro troppo è ancora peggio, mamma mia. Purtroppo con questo mascara è assolutamente un terno al lotto. A volte fa delle ciglia molto belle, molto particolari, scura la base, belle allungate. A volte fa un papocchio veramente e mi girano perché come si rimedia? Cioè o ti strucchi e ti ritrucchi o boh. Ecco, vedete, questa ciglia si vede che il pennellino era già scarico, non l'ho rintinto. Va molto molto meglio. Sono molto più belle, più separate rispetto a queste. Ora che il pennellino è scarico, io ci riprovo a dividerle un po', ma
ragazze, il risultato non è male nel complesso, però è un tornallotto e ci vuole un po' il suo tempo, perché secondo me va lavorato bene ma con un'unica passata. Quindi non è quel prodotto che io vado a prendere in velocità prima di andare a lavoro o insomma, non lo ricomprerei. Peccato perché è un mascara molto particolare, ma secondo me andrebbe un po' rivisto. Prendo un pennellino super piccolo e vado leggermente col colore più scuro, con il cioccolato, diciamo così, della palette, a sporcare la rima inferiore, giusto per dare, concentrandomi nella parte finale, giusto per dare un po' di profondità e allungare un pochino lo sguardo. Ecco qua, in questo modo. Ok, non vado con la matita, ragazze, perché dovrò comunque mettere la mascherina per fare questa commissione, per arrivare poi al locale e quindi niente, non vado a aggiungere la matita. Questo è il make-up, faccio le labbra, non ho una matita rossa perché vorrei provare a mettere un rosso oggi, non ne ho una Luxury, quindi vado con questa di Neve, che è la Flashback, molto bella. Voilà. Allora, ragazzi, non so se mi vedo con questo rossetto così tanto rosso. Diciamo che la matita non è proprio uguale al rossetto, perché la matita ha un rosso un po' più antico, un po' più con una punta di arancio, non so come spiegarvi. Mentre il rossetto è un rosso proprio rosso, rosso per eccellenza. Se vi state chiedendo che rossetto è Elson, dei rossetti di Pat, e è stupendo. Secondo me con l'abbronzatura, o se avete la fortuna di avere una pelle un pochino più scura della mia, un po' più calda, un po' più dorata, è stupendo, stupendo, veramente bellissimo. L'unica cosa è che io lo possiedo in questa mini size e vi dirò che sono contenta. Perché il rossetto rosso mi piace tanto, ma non è un rossetto che uso tutti i giorni per andare a lavoro, per fare le mie commissioni. È un rossetto che uso una tantum e non so se avrei mai finito un rossetto rosso in full size e tra l'altro ne ho già qualcuno. Quindi sono contenta di possederlo in mini size. Trovo che la qualità di questi rossetti sia ottima, hanno una tenuta, una durata estrema, tanto è vero che mi sento tranquilla di utilizzarlo anche oggi, nonostante vada a cena fuori e nonostante per un po' di tempo dovrò indossare la mascherina, magari un po' la macchierà, però è bellissimo, bellissimo e non è facile da far, scusatemi, non è difficile da far scrivere come un Ruby Hue, ha una texture matte, ma che comunque riflette la luce. Non secca le labbra assolutamente, è scorrevole ma rimane lì, si fissa e il colore è pienissimo. Per me i rossetti di Pat meritano. L'unica cosa è che io ne ho diversi in full size e non l'ho mai notato. Questi in mini size tendono un pochino a seccarsi. So che alcune ragazze si sono proprio staccati dal bullet. Quindi, se comprate queste mini size, non lasciatele diventare vecchie, mettetevele davanti, usatele, sfruttatele e cercate di capire se può valer la pena acquistare questo prodotto in formato grande oppure no, perché sarebbe veramente un peccato lasciarle andare a male. Io ho sporcato dappertutto prima perché sono una sciocca, l'ho aperto per vedere se poteva andare bene per questa sera. E si vede che non l'ho tirato giù fino in fondo, mi si è attaccato un po' al tappo, ho fatto un pastrocchio. Però niente, questo è Elson, io l'ho usato anche l'estate scorsa molto perché vi dico è proprio un rosso che secondo me si presta alla bella stagione tutto l'anno, ma secondo me, ripeto, con un po' di colore ancora di più e secondo me valgono la pena questi rossetti, assolutamente sì, sono famosi per una ragione. L'unica cosa non vale la pena, cioè, non comprateli a prezzo pieno perché comunque su Sephora li trovate, col Black Friday scontano anche Pat e ogni tanto esce qualche bug. Ma comunque sia sul suo sito ufficiale affidabile, ci mette tanto ad arrivare, poi dipende insomma, dal momento, da quanti ordini hanno, però
fanno sconti del 25-30%, quindi secondo me è assurdo comprarlo a prezzo pieno. Termino il make-up con un po' di questo setting spray di Charlotte Tilbury, che io trovo fantastico perché ha lo stesso potere fissante, fa durare il make-up tantissimo dell'All Nighter di Urban Decay, ma ha una fragranza molto più gradevole e quindi lo preferisco. Funziona, funziona davvero. Vale la pena investire? Secondo me sì, perché questo non è solo quel prodotto che toglie la polverosità della cipria, che fa amalgamare bene i prodotti che abbiamo utilizzato sul viso, ma è proprio quel prodotto che fissa. E quindi vado con lui. Voilà, il make-up di oggi è finito. Se c'è qualche dubbio o qualche curiosità che avete, scrivetemi nei commenti, vi risponderò quanto prima e basta. Questo per oggi è tutto, fatemi sapere se il make-up vi è piaciuto. Vi mando un grosso bacio, ci vediamo al prossimo video. Mua! No.